Le partite stanno per iniziare su tutti i campi, colleghiamoci con il big match della giornata. Difficile trovare spazi con gli avversari ben chiusi nella loro metà campo. Si tenta sulle corsie esterne come in questa circostanza. Ecco il pallone al centro, l'inserimento di testa, la palla di poco fuori. Ottimo il disimpegno, può partire l'azione d'attacco. Passata la linea mediana del campo, davanti a sé quattro avversari, tutto da solo, carica il suo tiro, rete splendida! Palleggio prolungato, il dribbling, assist perfetto, il tocco a superare il portiere che termina di pochissimo fuori. L'azione si porta nella metà campo avversaria e si sviluppa sulla corsia esterna. Serie veloce di passaggi, limite dell'area di rigore, la botta al volo e il pallone che termina di poco fuori. È terminato un primo tempo molto combattuto che vede in vantaggio la squadra di casa, ma ora vediamo gli altri risultati. Sta per iniziare il secondo tempo e allora andiamo subito a riaprire il collegamento. Azione manovrata, bello il lancio sulla corsia esterna, il dribbling, la possibilità di cross e il colpo di testa che termina alto. Avversari tutti schierati nella loro metà campo. Una palla in profondità, serie di passaggi rapidissimi, la conclusione di pochissimo fuori. Si cerca il disimpegno, non è perso, poi non c'è fallo. Può partire il contropiede, subito il pallone in profondità. È davanti a sé un avversario, fa tutto da solo, la conclusione e la rete. Si predilige l'azione corale, tutta serie di passaggi. In cerca dell'accelerazione, eccolo che arriva sulla corsia, il cross al centro, la conclusione di poco fuori. Al termine dei 90 minuti, risultato di parità, grande equilibrio, nessuna squadra è riuscita a prevalere. E vediamo ora i risultati di tutte le altre gare.